Buongiorno a tutti e bentornati su Gaming Galaxy. A termine della prima giornata di prova su The Division 2 ho deciso di dare le mie prime opinioni, a caldo ovviamente, su quello che ho percepito io personalmente di questo nuovo capitolo marchiato Massive. La nostalgia all'avvio del gioco si è fatta sentire, l'atmosfera che si respira in questo capitolo è identica al precedente, senza badare alla nuova ambientazione. Infatti dopo circa 2 minuti di gioco le mie mani si muovono già automaticamente ritrovando ogni abilità, ogni trucchetto, ogni sensibilità su mouse e tastiera che avevo lasciato in precedenza. Finisce lì però l'impatto emotivo, che fa spazio subito a tutti i piccoli cambiamenti che sono avvenuti nel gioco stesso, perché mentre da un impatto preliminare il gioco è identico a quello uscito 3 anni fa, nel suo lato profondo è completamente cambiato, a iniziare dalle proprie abilità e dal proprio equipaggiamento, rimodellato a dovere, consci dei problemi avuti in precedenza. Ebbene, aggirandomi all'interno e all'esterno dei condomini di Washington, si respira tutta un'altra aria. Finalmente non c'è più la neve, ma ad attenderci è un clima mite che però ci porta subito allo scontro. Ed ecco che finalmente si vede il primo reale cambiamento. La fase di shooting decisamente migliorata e precisa, hitbox decisamente ben fatte e con i ripari che se sfruttati a dovere danno finalmente quel vantaggio che nel primo capitolo potevano essere ignorati nella maggior parte degli scontri. I mob hanno un'IA decisamente più sviluppata, anche se per mio conto ancora parecchio stupidi. Si riescono comunque a spostare e a far ballare come si vuole con qualche colpo e granata lanciate a dovere, e gli scontri, alla fine, diventano gli stessi che si avevano in New York. Sicuramente una menzione a favore di Massive la si deve portare per tutte le novità aggiunte in mappa PvE, che ora risulta essere viva e pulsante, soprattutto grazie agli avamposti da liberare e difendere poi, che rendono Washington viva e non statica e priva di senso come lo era invece la Grande Mela. Parlando di grafica, invece, giocando a Ultra, lo potete vedere allo schermo, l'ambiente risulta gradevole e gli effetti di luce e ombre sono stati studiati veramente a dovere. Questo però non cambia il fatto che dopo la delusione dataci da Massive con il poderoso downgrade del primo capitolo, mi aspettavo un vero salto di qualità in questo senso. E invece non c'è minimamente stato. Sì, la grafica è migliore, ci mancherebbe altro, ma nulla di più, niente che stupisca, tranne forse per gli effetti atmosferici di luce che si percepiscono nei vari ambienti di gioco. La zona nera è la zona nera. Forse per le dimensioni delle zone che Massive ha deciso di inserire sono troppo piccole per quello che si deve fare al loro interno, ma comunque funziona alla grande. Ebbene, in conclusione, il gioco, da quello che si è toccato con mano, è decisamente migliorato, ma nulla toglie che nella mia testa, dopo averlo provato, mi balena l'idea che non sia altro che una grossa DLC di un titolo già stravisto. Qualsiasi cosa abbia fatto in queste ore di demo è la medesima già stravista nel capitolo precedente. Sarà una mia personale opinione, non lo metto in dubbio, e chiunque può non essere d'accordo con me. Ma ciò non toglie che Massive non porta alcuna novità reale al gameplay, ma solo dei rifarcimenti di ciò che funzionava nel primo capitolo. A parer mio potevano inserire qualche novità, come per esempio un cambiamento nel movimento o una sua ampliazione, magari aggiungendo qualche mossa di parkour per correre o spostarsi più agilmente, aggiungendo all'aspetto del combattimento qualcosa di nuovo. Ecco, in questo forse è la mancanza più grande, le novità, non ce ne sono di reali. Quindi, a dirla tutta, The Division 2 è assolutamente un titolo valido, ma già visto e rivisto, con zero novità, ma tanta innovazione, che porta di sicuro il titolo su un altro piano del suo predecessore. Con questo è tutto, GG a tutti quanti.